saranno le principali iniziative legate a Telethon di quest'anno? Ma sono numerosissime. Lei deve sapere che quest'anno la Banca Nazionale del Lavoro ha messo a disposizione di Telethon tutta la sua struttura, tutte le sue agenzie, parliamo di 600 agenzie e più di 4.000 persone. Ognuno di noi, ognuno dei nostri colleghi ha l'obiettivo di contribuire a massimizzare la raccolta per Telethon e quindi in ognuno dei 600 punti vendita vi sono delle iniziative che abbiamo contato in un numero di circa 4.500 che hanno lo scopo di richiamare i nostri clienti, i nostri amici, quanti sono disponibili a fare un'offerta per Telethon. Le iniziative sono le più disparate, da una mostra splendida di quadri splendidi come questa che vediamo qui alle mie spalle, iniziative musicali. Abbiamo sentito proprio pochi minuti fa in una nostra agenzia l'Accademia di Santa Cecilia e potrei citarne veramente moltissime. Quindi un grande sforzo, una grande partecipazione, una grande solidarietà e quindi credo una prova importante che la Banca Nazionale del Lavoro sta dando a favore di Telethon. Ha fatto previsioni per una raccolta complessiva? Guardi, è meglio non fare previsioni. Posso dirle che ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi, vogliamo ampiamente superare i già importanti traguardi che avevamo conseguito negli anni scorsi, in particolare nel 1993, e quindi penso che a consuntivo saremo in grado di dare una dimostrazione non solo di uno sforzo ma anche dei suoi risultati. Bene, ringraziamo l'amministratore delegato della BNL, il dottor Croft.